con l'assessore alle attività produttive della Regione Marche, vicepresidente Mirko Calloni. Oggi a Osimo è stato presentato un progetto di eco packaging, il packaging intelligente. Lei ha detto per le piccole e medie imprese chi non si distingue si estingue, ma qui c'è una strategia che guarda anche al lavoro, all'industria 4.0, quindi è importante. Diciamo che per la prima volta stiamo mettendo a terra una strategia complessiva che guarda a tutti i settori, ma soprattutto guarda al futuro delle Marche, a quello che il nostro sistema industriale e imprenditoriale deve fare necessariamente per mettersi al riparo da una concorrenza che sarà sempre più forte, aggressiva e io ho definito darwiniana, cioè chi non è capace di mettere elementi di innovazione forti sul mercato, ovviamente con il costo del lavoro che c'è nel nostro paese rischia di non essere competitivo. Quindi noi dobbiamo sicuramente, per quello che ci compete come regione, creare tutti i presupposti giuridici, quindi con delle leggi che stiamo approvando, legge sulle start-up, legge sugli investimenti, legge sull'attrazione di investimenti, sul reshoring, sulle filiere, quindi tutto quello che si può diciamo tradurre in finanziamento pubblico, fare in modo che ci sia un salto di qualità del nostro sistema imprenditoriale che trovi elementi forti di competitività. Per fare questo è necessario assolutamente riuscire a non contribuire in modo assistenzialistico, ma dare il giusto stimolo agli imprenditori che in filiera, magari con l'uso dell'università come elemento di innovazione, di acceleratore, possano creare prodotti più innovativi, come stiamo presentando questa mattina, come ho visto in tutti gli accordi di programma che stiamo firmando in questi mesi, e vorrei farne molti altri, perché solo in questo modo, dove c'è una contribuzione all'investimento, alla ricerca, all'aumento di personale, si può fare in modo che i nostri imprenditori si mettano al riparo dalla competitività con, anzi, un salto di qualità, diventando loro aggressivi sugli altri mercati.